Più volte vi abbiamo parlato all'interno dei nostri telegiornali del progetto Quid, brand di moda Eco Casual, che propone collezioni dal design unico, recuperando i migliori tessuti di fine serie del Made in Italy, fabbricate a mano da donne con un passato di fragilità alle spalle. E in occasione della giornata internazionale della donna, progetto Quid è stato invitato a portare la sua testimonianza di impegno sociale all'interno di due iniziative, la prima a Roma, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana nell'ambito della giornata dedicata al tema Donne per la Terra, in linea con l'impegno per la promozione dello sviluppo sostenibile. E in Gran Guardia, a Verona, durante la manifestazione promossa dall'Assessorato alle Pari Opportunità, dove sono state raccontate e premiate alcune realtà veronesi distinte per forza, capacità e creatività. Nelle immagini vediamo Anna Fiscale, Presidente Quid, nelle sale del Palazzo del Quirinale, dove ha potuto raccontare la sua esperienza. In entrambi gli eventi, Gran Guardia e Quirinale, sono state valorizzate esperienze di società civile, sociale e imprenditoriale che promuovono la donna all'interno della società. Progetto Quid, oltre a inserire 14 donne nel circuito lavorativo, basa i suoi processi produttivi sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il progetto, lo ricordiamo, prevede il recupero e riutilizzo di rimanenze tessili di marchi partner di eccellenza italiana, creati a mano da donne per le quali moda e bellezza diventano un riscatto sociale. Con questi due nuovi riconoscimenti, Progetto Quid ribadisce l'obiettivo imprenditoriale di unire design, moda e valori etici e ambientali, risolvendo anche in maniera intelligente il problema delle giacenze di magazzino.